Eccoci, siamo online, siamo in diretta. Ci sono già diverse persone che ci stanno guardando, attratte dal nulla che è venuto fuori prima con i numeretti, dei quali ringraziamo Adriano. Grazie, che ormai abbiamo assunto al nostro curatore d'immagine. Bene, sono qui con Cristina Canovi. E Serena Ronica, in ordine sparso, scusate, Maria Chiara Moscoloni, Giorgio Borroni, non vi ho messo in ordine come Ciao nel a tutti. vostro libro che si presenta i vostri quadri. Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Ciao Alda, Sì. ciao a tutti quanti. Ciao. Ciao a tutti. Oggi presentiamo i libri di Serena e di Cristina, Vecchiacci e Affilata Follia, anzi il contrario, Serena, Affilata Follia e Cristina Vecchiacci, è già da un po' che abbiamo messo un po' le notizie, finalmente oggi è online e su Amazon anche il libro di Cristina. Quindi pensavamo di iniziare questo speciale Halloween parlando proprio di questi due libri horror che tuttavia sono anche profondamente diversi, giusto? Assolutamente, Assolutamente sì. Chi rompe il ghiaccio? Io o Cristina? Come preferisci, Serena? Allora ti do campo libero, guarda, così io mi rilasso un altro pochino e mi ascolto la presentazione. Va bene, Veramente allora. d'accordo che avresti iniziato tu, Serena, detto che hai svicolato Assolutamente, assolutamente. Cristina è stata così carina e così gentile da offrirsi come vittima sacrificale. Io ne approfitto. detto, inizia tu e lei, ah no, sarò molto emozionata. E Esatto. io, sì, inizia tu e lei, ah sì, allora inizia tu. Come trovo un pertugio per svicolare, io lo prendo, quindi sappiatelo. Vabbè Cristina, allora Vecchiacci è un libro del quale io ho scritto la postfazione, un horror particolare con grandi riferimenti sociali, secondo me, da quello che ho potuto vedere io. Però a questo punto sta a te e anche sta a Serena, perché Serena ti farà anche qualche domanda pertinente. Va bene, allora io non ho la copia definitiva perché Amazon lo ha messo online oggi e attraverso un percorso molto complicato perché appunto questo libro alla spunta contenuti violenti per un pubblico adulto e quindi non mi permette assolutamente di, come dire, di farlo vedere in mezzo agli altri miei libri, che peraltro sono con contenuto violento per un pubblico adulto. Evidentemente sono cambiate le regole. Questa è la bozza, non si vede bene la copertina. I Vecchiacci ritornano dopo essere stati appunto in versione ebook per un anno, hanno una vita cartacea adesso e hanno una nuova copertina che ha realizzato Alda insieme a Midjourney. Quindi abbiamo due intelligenze estremamente acute, una un'intelligenza umana e l'altra un'intelligenza artificiale che hanno dato vita a una copertina bellissima. È una novelette, non è un romanzo, quindi un racconto di una sessantina di pagine, secondo me molto duro, molto cupo, a tratti c'è l'ironia, sì, si ride, però fa anche riflettere. La storia è una storia di zombie, però non sono zombie canonici, lo dico proprio anche all'interno del libro, perché questi zombie si mangiano tra di loro. Quindi vado a infrangere una regola del genere, gli zombie tra di loro non si mangiano mai, mangiano tutto quello che trovano sul loro cammino, anche gli oggetti, anche i chiodi, qualsiasi cosa trovino. Sono zombie di quelli veloci, sono gli ultimi, sono prestazionali e soprattutto non tutta la popolazione del mondo diventa zombie, ma soltanto i vecchiacci, cioè non gli anziani, quelli carini, quelli che hanno tanto da darci, quelli che sono poetici, che sono poverini,
in una condizione in cui la loro esistenza si sfalda la loro memoria. Sono proprio i vecchi cattivi. Paolo Villaggio diceva: c'è una differenza sostanziale tra l'anziano, che è quello educato, intelligente, umano, e il vecchio di merda, diceva appunto lo stesso Villaggio, cioè quello antipatico, quello cattivo, che è sempre stato cattivo nell'esistenza giovanile, che durante la vecchiaia si ritrova a essere ancora più cattivo. Quindi io ho posto l'accento su una sofferenza particolare, che è la sofferenza dei caregiver, delle persone che non hanno potuto farsi una loro vita perché hanno accudito una famiglia di base. Gli ha impedito appunto di sposarsi, di fare dei figli, perché c'è la vecchia e atavica legge del io ti ho fatto, io ti dispo. Quindi io ti ho fatto, ti ho dato da mangiare, ti ho mantenuto e ora tu mi tieni a dietro, dicono questi vecchiacci. E l'idea mi è venuta anche leggendo l'autobiografia di Alda, quando gli alberi diventano neri, il ricatto è. Chi ti mantiene, scrive Alda, ha il diritto di farti soffrire. Quanto è vera e quanto è dura questa legge, per chi ovviamente ha una coscienza, per chi non riesce a emanciparsi da queste situazioni, perché bene o male, come figli, come nipoti, si prova comunque pietà per queste che sono state persone sicuramente infami, ma con le quali si è creato un legame. Quindi parte abbastanza così, splatter il romanzo, poi si va verso il sociale, si va verso una riflessione sulla vecchiaia e il finale spero che sia a sorpresa e inaspettato. Ci sono delle descrizioni che ricordano molto da vicino quello che abbiamo vissuto col Covid. Le strade vuote, si sentono solo le ambulanze, poi il mondo va avanti e rimangono gli zombie. Ho fatto un accenno anche a una realtà che mi intriga molto, che è quella dei prepper. Sono una comunità di persone estremamente generose e colte che si stanno organizzando per un eventuale apocalisse di qualsiasi tipo, anche un apocalisse zombie eventualmente. E quindi ognuno è specializzato in un proprio campo, c'è chi riesce a produrre pannelli solari, chi riesce a realizzare stufe fatte in casa con le candele, i vasi di coccio, e chi si dedica all'allevamento, chi si dedica all'agricoltura. Sono una comunità davvero molto interessante. E hanno sempre pronto un piano B e questo mi piace molto, perché la mia parte scrittrice vive sempre fuori sincrono, vive sempre un passo avanti con i miei libri, anticipo sempre, dicevamo con Alda, quello che può accadere. E quindi anche nella vita mi piacciono queste persone che hanno il piano B, che sono pronti per qualsiasi cosa. Quindi poche pagine, ma secondo me molto intense. Il libro è diverso rispetto all'ebook presente già nello store online, perché Alda ha curato l'editing e quindi è molto più bello rispetto alla prima versione. E poi c'è soprattutto questa, secondo me, molto importante postfazione di Alda Teodorani che mi rende di grande orgoglio e che fa una riflessione molto impegnativa su quello che è il diventare anziani, il prendersi cura di qualcuno che diventa anziano. Purtroppo io e Alda con questa realtà ci siamo dovute rapportare anche se non avremmo voluto trovarci in queste situazioni. E sono pronta per le domande di Serena. Ah, scusate, ultima cosa. Si legge a più livelli questo libro, cioè chi vuole trovare un libro ignorante di zombie che si ammazzano a vicenda va benissimo, purché vi divertiate. A me va super bene, va bene come libro ignorante, va bene come riflessione sociale, va bene come action, va bene come qualsiasi cosa, basta che vi piaccia, io sono contenta. Ecco, finisce qui la mia introduzione e sono forse pronta, forse no, per le domande di Serena.
Ma a me quello che ha colpito in primis del racconto è stata il coraggio, nel senso che il tema vecchiaia, accudire i propri anziani, è sempre un tema molto delicato, soprattutto quando l'anziano è ecco, un vecchiaccio o una persona molto impegnativa. Quindi dall'altra parte ci sono dei familiari che spesso hanno un atteggiamento, come dire, nascondono un po' sotto il tappeto quella che è la realtà, ovvero che vorrebbero disfarsene a tutti i costi o che comunque è un peso, è un qualcosa che li confina in un limbo, perché appunto, come nel tuo racconto, non riescono poi a staccarsi mai da queste figure. E quindi ecco, un po' in un certo senso mi hai risposto, perché è talmente viscerale anche come storia, che mi sono domandata, c'è sicuramente sotto qualcosa che di personale forse di Cristina, quindi è un vissuto che magari lei può aver con il quale si può essere confrontata. E storie di questo tipo a volte possono anche, come dire, attirare un po' le ire, no? Anche del lettore, perché appunto si toccano temi o figure che nella famiglia classica non andrebbero mai toccate, ovvero il vecchio non può essere considerato un vecchiaccio o una persona malvagia o uno stronzo, diciamolo pure, ma devono essere sempre un po' come delle icone di saggezza. Quindi il tuo destrutturare questa figura mi ha colpito tantissimo. E il mio invito è per i lettori di leggere questa storia, perché prima di tutto è una storia zombie e i zombie piacciono un po' a tutti, ma poi c'è veramente sotto una riflessione molto profonda. Fondamentalmente tutti noi diventeremo vecchi e c'è un grosso punto interrogativo su che tipo di vecchi diventeremo, su che tipo di vecchi vorremmo diventare. Quindi la mia domanda fondamentale è, prima di tutto, il coraggio anche di affrontare un tema così e quanto c'è di vissuto dietro una storia del genere. Diciamo che questa storia è una raccolta di tante storie, anche tante storie che leggo su gruppi di appunto persone che hanno genitori abusanti e che appunto hanno creato delle pagine Facebook. Sono storie che ho visto accadere agli amici che hanno deciso di non sposarsi per prendersi cura dei genitori, quindi la loro famiglia è questa famiglia di origine e non ho visto muoversi i genitori nel senso dell'emancipazione dei figli, li ho visti diventare estremamente simbiotici. Quindi sì, ci sono delle storie vere che ho raccolto dalla cronaca nera, che ho raccolto dal web, che ho raccolto purtroppo da persone che mi sono accanto. C'è sempre alla base di un mio libro qualche cosa che mi sconvolge e mi porta a elaborare dal punto di vista della scrittura quello che ho assorbito mio malgrado dal mondo, che il mondo sì che è un racconto horror, non quello che scriviamo noi. Accadono certe cose veramente orripilanti. Ho inserito vari spunti che in quel momento mi hanno colpita, ad esempio la vicenda di quella famiglia di Parma che è scomparsa. Mi è capitato di vedere una trasmissione alle 2 di notte in cui mostravano, ciao Marco, Ciao. mostravano appunto il volto di questo ragazzo che raccontava a chi l'ha visto di avere massacrato la propria famiglia, di averla fatta a pezzi nella vasca da bagno e stava guardando in basso, poi ha alzato gli occhi, aveva due occhi spaventosissimi, non me li dimenticherò mai più. E quindi sì, c'è un po' di tutto che si viene trasformato in carta, in parole scritte, però sì, l'ispirazione di partenza è molteplice. Nel frattempo salutiamo, ciao Marco Teodorani, uno che si Ciao. chiama come me, non si capisce come mai. E poi Miriam Palombi e Rosa Francesca, bentornata, spero che tu stia meglio. Bene.
Volevo dire una cosa, sì, a questo proposito, cioè già Serena ha anticipato sia la mia domanda che il giudizio sul fatto che è un argomento molto delicato quello che ha trattato Cristina, che appunto facilmente si attirerà alle ire di quei perbenisti che a tutti i costi vogliono dire appunto che l'anziano va salvaguardato, eccetera, eccetera. E mi è venuto in mente, tempo fa girava su Facebook un meme di una persona, sicuramente ve lo ricorderete, che attraversava la strada con le sporte della spesa e urlava come una disperata parlando al telefono e si Ah, le vedeva fettine di chiaramente che... vitello era. Le Cosa? fettine di vitello. Le fettine di vitello, sì, quelle, infatti, urlate insomma, a squarciagola in mezzo alla strada, era disperatissima questa donna e qualcuno ha avanzato l'ipotesi che stesse parlando con una persona anziana. Dall'altra parte, evidentemente, della conversazione c'era una persona anziana che non sentiva o faceva finta di non sentire. Questa povera donna parlava appunto del pranzo, diceva: "Ti ho comprato le fettine di vitello, giustamente, non vanno bene le fettine di vitello", così. E io ho detto: "Ma guarda, adesso questa qua, che ha avanzato l'ipotesi che dall'altra parte c'è un anziano che rompe le balle, scatenerà le ire di tutti quelli che sono connessi su Facebook". E invece, con mia grande sorpresa, ho visto molta solidarietà, cosa che non succede mai su Facebook, per cui tutta la gente invece si era alleata con questa, sia con la poveraccia che urlava le fettine di vitella, sia con quella che ha usato ventilare questa ipotesi della persona anziana dall'altra parte del telefono. E insomma, dicevano che era una cosa durissima da affrontare, quella del ruolo del caregiver, e quindi, insomma, quindi sì, è un argomento scabroso, però effettivamente c'è chi si rende conto della difficoltà del ruolo del caregiver alla fine. Io sì, Ok. vorrei dire una cosa, il web è pieno di haters, ne sa qualcosa Giorgio Borroni che ha usato pubblicare il meme di una Non si pizza possa credere. all'ananas, quindi tanta roba questa pizza all'ananas. No, Una cosa secondo innocua me, che esatto, viene presa come veramente. pretesto per Per fare l'hater, sbagliare. appunto. Perché Giorgio non ha appunto, come posso dire, non mette mai opinioni politiche sul proprio sito, se le tiene per sé, sulla propria pagina Facebook, e quindi è stato aggredito da un profilo falso, penso, insomma, da qualcuno che non aveva niente di meglio da fare, perché ha osato pubblicare un meme in cui la pizza ha l'ananas sopra, che viene tolto da una serie di omini in miniatura. No, Va secondo me il discorso. bene, va bene, va bene. Ragazzi, Volevo torniamo dire, no, torniamo a noi, quindi il discorso del caregiver, secondo me, è importante, perché sono teniamoci realtà. al nostro argomento di oggi, che è lo speciale Halloween, vi ricordo. Cristina, tu metti un brano? Allora, sì, aspetta un attimo, Alda, dicevo, il ruolo del caregiver va messo in evidenza. È molto horror essere il caregiver di una persona che per tutta la vita ti ha trattato male, quindi questi sono i vecchiacci. Invece ho fatto una differenza tra vecchiacci e anziani, ma anche su questo sarò attaccabile, perché se appunto non viene letto il libro, sembra solo che io sia una gran bastarda che ce l'ha con gli anziani. Invece ci sono proprio delle pagine in cui io dico: gli anziani, non i vecchiacci, sono depositari di una saggezza che è figlia dell'esperienza, della pazienza, della curiosità di andare avanti nella vita con coraggio, godendo degli ultimi giorni come di un dono prezioso. Costanza pettinava i capelli lunghi e candidi, acconciandoli in un elegante chignon, regalava ai nipoti un'offerta preziosa, un consiglio che aveva messo in pratica nei suoi 90 anni di vita. Bisogna essere buoni sempre, per essere felici e in pace con se stessi. Per
ma quando si diventa anziani bisogna essere ancora più buoni per lasciare un buon ricordo. Si vestiva in modo elegante anche per sbrigare le faccende di casa. Era un omaggio a se stessa, alla propria bella persona, un'occasione per essere in ordine, pronta ad accogliere qualunque ospite, anche la morte. Pensava spesso alla morte, sinceramente incerta e dubbiosa su ciò che avrebbe trovato di là. Andava bene anche un nulla, perché cominciava a essere stanca e non avrebbe mai accettato di dover dipendere dagli altri. A volte pensava che sarebbe stato bello morire del tutto con il suo vecchio corpo, diventare polvere nel vento, viaggiare tra le città fino al mare e depositarsi nell'acqua in perenne movimento per arrivare dove da viva non era mai stata. Ecco, questo è un omaggio alla mia nonna paterna, alla mia nonna Costanza. È una parte autobiografica per rispondere a Serena, quindi sì, queste belle parole non sono la costruzione di un personaggio letterario, ma sono il resoconto di una persona che ha vissuto ed ha vissuto così. Quindi direi che a questo punto ho parlato di vecchiacci, ma ho anche parlato di bellissime persone. Ok? E la prefazione di Alda, che ahimè non vuole leggere, è molto bella perché è una riflessione su cosa ci accade nella vecchiaia, su come si può diventare silenziosi, incapaci di chiedere, anzi non incapaci, non si vuole chiedere aiuto per non pesare sui figli e sui nipoti, quindi c'è anche una riflessione molto dolorosa in mezzo a tutti questi zombie sgarbati e villani e volgarotti, ok? C'è un po' di tutto. Mi piace molto come va a chiosare la postfazione Alda e dice: questo libro leggetelo, fa paura. Detto da Alda, fa paura, mi riempie di grandissimo orgoglio. È questo che voglio fare da grande, voglio fare paura con i miei libri. Cedo la parola a Serena, grazie per la domanda che mi ha permesso di spaziare un po' tra le pagine di questo libro. E grazie anche a Maria Chiara Moscoloni. Alda non parla, vado? Vai. Ha passato direttamente la parola a te. Pensavo che dicessi qualcosa, niente, mi lasci in balia degli eventi. Sto curando la regia. Va bene, va bene. Allora, io che dire, torno a pubblicare dopo decenni praticamente, avevo un po' gettato la spugna, mi ero un po' stancata sinceramente, avevo perso proprio, grazie Giorgio, avevo perso proprio la voglia, l'interesse, sono riusciti un pochettino a farmi passare la voglia, poi è arrivata Alda, che con un pugno d'acciaio mi ha molto spronata e quindi sentirmi appoggiata da una persona come Alda mi ha un pochettino, come dire, ha riacceso un po' quella sana voglia di rimettermi in gioco e soprattutto perché non, a livello di orgoglio non volevo deludere una persona come Alda e quindi ho detto ma sì dai, perché no, perché non tornare a pubblicare. E grazie a Alda, che spero che si veda, io purtroppo sono un macello. No, si vede, confermo. Si vede, perfetto. Grazie a Alda che ha curato comunque sia la copertina, mi ha aiutato nell'impaginazione, ha fatto un lavoro fantastico, ha regalato un look e una veste ai miei racconti bellissima. Gli ha costruito intorno veramente un abito perfetto. E questa è una raccolta che raccoglie non tutti i miei racconti, ma una piccola parte di storie che ho scritto in circa 10 anni. È una selezione, diciamo, di alcuni racconti che per me sono più significativi. E non è un horror puro, nel senso che io
po' cambiato nel tempo, quindi alle viscere, al sangue, alla violenza, ho iniziato a preferire qualcosa di più intimo. Il mio è un horror spesso venato dall'abbandono, dalla paura di perdere le persone che si amano. E una delle cose che, ecco, forse mi spaventa di più è proprio quello, la solitudine totale, il perdere le radici, i punti di riferimento che una persona a fatica si costruisce nella vita. E ci sono anche però racconti che così tirano fuori un po' l'aspetto più grottesco del mio carattere, perché inizialmente quando scrivevo io feci una grandissima palestra, non so se a voi è mai capitato, su minuti contati. Ci si vedeva alle 9 di sera, veniva svelato il tema e nell'arco di 2 ore dovevamo scrivere dei racconti da 3.000 battute. E inizialmente io con il mio retaggio di Poe, Lovecraft, scrivevo un po' pesante, un po' vetusta, e quindi mi attiravo un po' le ire di tutti quanti. Questo però mi ha permesso di sondare un po' di più il mio modo di scrivere, e ho scoperto di amare anche moltissimo il grottesco, quelle storie al limite tra fantasia e realtà, che mettono un po' la lente di ingrandimento anche su fatti piuttosto banali o che possono succedere anche in situazioni normali. E c'è dentro un racconto che mi ha attirato parecchie critiche, che è un racconto dove c'è della zoofilia, in maniera molto velata, molto ironica, molto stravagante, però questa cosa mi ha veramente attirato molte ire. Però nonostante questo ho deciso di inserirlo, perché a me quel racconto diverte tantissimo, mi sono divertita tantissimo a scriverlo, e fondamentalmente perché da lì in poi ho capito che non mi interessava niente di quello che pensavano le persone. L'importante è che io mi divertivo nel scrivere, e che forse magari, ecco, era meglio trovarmi una nicchia di lettori migliori. Allora, Serena, io... Grazie. Giorgio? Sì. No, io sono contentissimo nel sentire che Serena ha ricominciato a scrivere, perché anche io in tempi non sospetti, e sto parlando anche di anni, non ho mai nascosto la mia stima per Serena. Secondo me lei sa veramente scrivere, e bene, e soprattutto creare un racconto horror come si deve. Ero uno dei suoi follower, dei podcast, delle sue serie horror, e in più avevo letto anche altre pubblicazioni su alcune antologie, e mi aveva colpito il fatto che avesse smesso di scrivere non per essersi stufata così di per sé, ma per colpa dell'ambiente. Da una parte mi ha fatto anche riflettere, perché bene o male è una cosa che era successa anche a me, che dicevo ma non vale la pena che lo faccio a fare, ma dall'altra parte mi mandava un po' anche in bestia, perché vedevo un sacco di talento che rimaneva in un cassetto e che magari non poteva emergere ed essere letto da tutti, insomma. Quindi sono contentissimo per questo. Prima ho fatto l'applauso mentre Serena parlava, perché per me è una grande... sono felice quando vedo qualcuno che ha talento, che riesce ad esprimersi, perché per me non c'è cosa peggiore di un talento che viene lasciato, che viene buttato lì, in qualsiasi campo, non solo nella scrittura. Ma io, Giorgio, vabbè, a parte che lo ringrazio tantissimo per le parole, ma c'è una stima oramai che va avanti da anni. Io Giorgio lo posso dire apertamente, lo adoro, perché è una persona con tanto pelo sullo stomaco, vera, nonché uno scrittore brillante, e quindi avere il suo sostegno per me è importantissimo. E è tra i pochi che stimo veramente, Giorgio, Alda e Paolo Di Orazio, e poche altre persone, ecco, per le quali nutro una vera stima, non solo come scrittori, ma come esseri umani, il che è qualcosa che secondo me ha un peso molto grande. Uh,
Allora, Serena, vuoi leggere qualche riga di un tuo racconto contenuto nella raccolta? Sì, io vorrei leggere, vediamo. Zofilia. Sì, infatti lo stavo cercando proprio quello lì. Facciamo così, intanto che tu cerchi il brano, io passerei la parola a Maria Chiara, anzi Chiara, che preferisce, e per chiederti un po' come affronti le tematiche dell'horror, visto che stiamo in tema horror, si avvicina anche Halloween e noi abbiamo deciso questo speciale. Come vivi il tuo horror? Come vivi la scrittura dell'horror? Allora, l'horror in particolare, perché poi in genere io ho viaggiato un po' attraverso vari generi, cioè ho scritto di narrativa, ho scritto fantasy anche, ho scritto thriller, e sì, quando mi avvicino all'horror, chissà perché, non lo so, perché incappo sempre in esoterismo e simboli esoterici. È qualcosa che mi attira tantissimo e anche nell'ultimo thriller storico horror, perché poi appare sempre definito come horror su Amazon, Il sigillo di Lucifero. E vengono affrontati tantissimi simboli esoterici, primo fra tutti quelle che dal titolo al romanzo il sigillo di Lucifero, appunto. E ovviamente, perché in questo romanzo poi affronto la tematica del barocco, perché è l'altra mia fissazione, da un lato l'esoterismo e dall'altra parte l'arte, e il barocco è pieno di simboli esoterici. E niente, l'esoterismo mi affascina perché la capacità dei simboli di evocare qualcosa di molto più grande di quello che percepiamo poi a livello grafico con una sigla così striminzita è veramente ampia, e quindi tutte queste suggestioni che sono nascoste nei simboli mi hanno sempre attirato. E come mi attirano tantissimo nella scrittura anche le metafore. Le metafore sono sempre qualcosa che rimandano a qualcosa di molto più ampio, quindi anche nella scrittura mi piacciono tanto, e al pari appunto dell'esoterismo. Associata all'idea di esoterismo, ovviamente c'è anche tutta la parte della stregoneria, anche la semplice Wicca, non soltanto la parte quella più nera della magia nera, insomma, ma anche quella un po' più soft della Wicca. Quindi, insomma, tutte queste cose messe insieme mi ispirano sempre. E comunque nella scrittura dei miei horror, e anche laddove magari non dovrei ricorrere all'esoterismo, poi alla fine ci vado sempre a finire, perché anche in una storia di narrativa come L'ultima strega, a parte il titolo in sé, ma anche riferimento appunto a delle cose semplicissime, tipo il simbolo della oddio mio, adesso non mi viene il termine, ecco, adesso mi sono persa, vabbè, niente. Mi sono persa e quindi non posso dire. Dici cosa contiene di horror L'ultima strega? Di horror poco e niente, perché è l'unico romanzo di narrativa appunto che ho scritto, perché affronta il tema appunto di una donna che affronta la malattia e che in età giovanile si associa a una banda di malavitosi a Roma negli anni 70. E quindi, insomma, è tutto il percorso della malattia e tutta l'evoluzione di questa donna.
la sua crescita interiore. Però appunto l'idea del timbolo tantissimo anche in questo. Per esempio, lei è di origini tunisine, quindi c'è tutta la simbologia che è nascosta nella scrittura araba. O ecco, adesso mi sono ritrovata il simbolo della rondine, che appunto è un animale ricco di simbologia sia per i marinai che in genere per insomma il mondo è vissuta come un animale ricco di simboli. Ecco, quindi io non soltanto simboli proprio a livello esoterico, tipo il sigillo di Lucifero, che ne so, il pentacolo, io cerco la simbologia ovunque, in tutto ciò che ci circonda, dal gatto al segnale stradale, per dire. Cioè, la mia curiosità mi spinge sempre ad analizzare i simboli che ci circondano, e certe volte mettendo insieme due argomenti magari lontanissimi fra loro, tipo appunto un semplicissimo segnale stradale o un'altra cosa, magari mi vengono in mente delle storie horror ardite. Però ecco, mi piace prendere spunto da alcune cose, da alcune immagini, da alcune percezioni visive e poi dilungarmi in altre. Sono rimasta così. Serena, hai ritrovato il brano? Sì, ho trovato, però purtroppo non vi delizierò con quello sulla zoofilia, perché altrimenti poi vi dico qual è il racconto e vi rovino la sorpresa finale. No spoiler zone. No, 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 meglio di no. Lascio che vi vengano poi conati di vomito per conto vostro. Quindi vi leggo, diciamo, l'inizio di Black Mississippi, che è un racconto che per me è stato meraviglioso scrivere, perché sono affascinata da sempre dal Delta Blues, da tutto quanto quello che ruota intorno al voodoo, la santeria, e non so, su di me ha un'attrattiva particolare. Allora, era il 1918. Io ero solo un ragazzo che calciava. Scusate, mi viene l'emozione, quindi la voce sparisce. Era il 1918. Io ero solo un ragazzo che calciava sassolini lungo una strada polverosa, le mani ficcate nelle tasche e la pelle tanto scura da far impallidire la notte. Erano gli anni in cui il Mississippi era ancora abbastanza selvaggio da essere abitato da bestie pronte a staccarti qualsiasi cosa ti fossi attardato a tenere a mollo. Le sue rive serpeggianti e paludose davano asilo alle ammuffite baracche di legno dove i negri si rintanavano la notte, uomini liberi, eppure schiavi incatenati a un pregiudizio che non voleva mollare la presa sulle loro anime. Suonavano blues e bevevano alcol scadente fino a dimenticare chi fossero. In quelle notti, piene del fumo acre di sigarette rollate da dita rovinate dal lavoro, qualcuno barcollava e finiva nelle acque nere e torbide del Mississippi. Ma è la mia strada polverosa quella che questa storia deve percorrere. E a proposito, io sono Ray Durant. Letta malissimo, con la voce che gioca brutti scherzi e con E l'emozione, ma. bene, quindi veramente, nonostante tutte le avversità, rende veramente bene. Grazie Giorgio, tu sei troppo di parte. Io purtroppo non sono abituata a queste live, Alda lo sa, e quindi vado nel panico più totale. Quindi, insomma, spero che sia arrivato qualcosa. Grazie. Bene, adesso Giorgio, ci vuoi Eccomi. parlare del tuo modo di intendere l'horror? Ma allora, in realtà diciamo che hanno detto tutto Serena e Cristina perché hanno già introdotto un tema che a me è caro. L'horror, secondo me, e con Vecchiacci, appunto, ne abbiamo parlato diffusamente, l'horror non è semplicemente un roller coaster, non è semplicemente la montagna russa che ti dà l'adrenalina. Per me comunque deve essere qualcosa che nella sua estremità, nelle sue tematiche estreme,
ti spinge sempre a riflettere su qualche argomento, su qualcosa. Per esempio, Hereditary e Midsommar a me hanno fatto impazzire, sono dei film stupendi perché sono di quel filone elevated horror in cui un dramma familiare viene passato sotto la prospettiva del genere horror. Non è lo spaventarello facile e ci ho ritrovato molto di quello che l'horror era prima, per esempio negli anni Ottanta, in cui anche un Freddy Krueger non era semplicemente un uomo nero, ma c'era anche una riflessione sul farsi giustizia da solo, su come l'uomo nero veniva interpretato alla luce degli anni Ottanta, un periodo un po' particolare. Quindi, secondo me, deve esserci una costruzione. L'intrattenimento va bene, però comunque dietro, deve esserci qualcosa che sì, ti fa intrattenere il lettore, ma spinge i tuoi limiti, sempre oltre. E come ha detto Serena prima, beh, se ti criticano per una tematica che è poco accessibile o troppo difficile, chi se ne frega. Se ti criticano per come lo racconti, allora sì, forse ci sta. Io personalmente ho avuto un percorso molto accidentato, perché mi sono dovuto scozzare con realtà editoriali che prediligono il solito tentacolo di Lovecraft, riproponendo il solito stilema, la solita minestra riscaldata. Allora quello va bene, altro che chiede un pochino di più al lettore, allora non va bene. Se il jumpscare viene collocato in una situazione un pochino più cerebrale dove c'è da ragionare, allora di sicuro non va bene. Purtroppo ho passato anch'io un periodo molto brutto e l'ultimo romanzo che ho scritto, che è Provincia Bastarda, edito da Dark Zone, ha avuto anche diverse battute di arresto proprio per questo motivo, perché io dicevo che lo scrivo a fare. Anche perché è vero, è una storia splatter, si può collocare nel genere slasher, però d'altra parte io non volevo il sangue facile, non volevo la situazione gratuita con il solito maniaco. Io volevo infilarci dentro il romanzo di formazione, volevo infilarci dentro il dramma dell'adolescenza, il bullismo, volevo infilarci anche ciò che mi spaventa. Mi spaventa un certo tipo di concezione della famiglia, quest'aria opprimente che si respira in determinati contesti familiari. Non mi spaventa la religione, ma mi spaventano i bigotti. E quindi lì ci ho infilato un prete, maniaco, ma che segue molto la forma del rito. Ci ho infilato anche il dramma di una persona che ha problemi mentali e soprattutto ci ho infilato anche l'amicizia tradita, su tre linee temporali diverse. Capirete che ho richiesto comunque determinati sforzi per seguirmi e quindi diciamo che era un progetto ambizioso che rischiava di non vedere la luce perché in quel momento mi stavo scozzando sia con lettori, fruitori che cercavano sempre di più lo spaventarello spicciolo, sia con realtà che invece dicevano no, troppo cerebrale, troppo complicato, quando invece per me che tu scriva splatterpunk, che tu scriva horror paranormale, che tu scriva anche un horror comedy, secondo me se non c'è qualcosa dietro che ti fa ragionare, che porta anche il lettore a mettersi in gioco dicendo io vado avanti, anche se il percorso è accidentato, per me è stato anche problematico finirlo, però fortunatamente l'ho finito con tutte le difficoltà del caso, fortunatamente ha trovato casa con la Dark Zone e quindi io spero che venga apprezzato e soprattutto io spero anche che splatter a parte, umorismo pecoreccio maremmano e dosi di cinismo a parte, la gente sia portata anche un po' a ragionare sulle tematiche che ci sono dietro, insomma. Beh, in effetti siamo cresciuti non a caso, no? Nel senso, non siamo più nel 1800, a parte che nel 1800 c'erano delle cose stupende che magari non hanno nemmeno trovato spazio, che io mi diverto ad andare a cercare ogni tanto,
Però dobbiamo evolverci perché comunque i tempi si evolvono e anche la letteratura cambia. Ed è giusto comunque, secondo me, fare questo tipo di commistioni, inserendo anche altri elementi, non solo l'horror per far paura e basta, che è un po' anche quello che facevano i grandi autori, non dimentichiamocelo, perché comunque i grandi autori dell'horror scrivevano anche a più livelli, cioè come diceva prima Cristina. Giorgio, vuoi leggerci qualcosa? Ah, non ce l'ho a portata di mano, però mi dispiace. Però comunque io inviterei tutti a vedere il book trailer su YouTube, cercate Provincia Bastarda Giorgio Borroni, perché c'è anche una colonna sonora heavy metal che sicuramente può aiutare ad avere un'esperienza 3D, visto che il romanzo parla anche di musica heavy metal. Benissimo, d'accordo. Bene, altri interventi, considerazioni su quello che abbiamo detto e soprattutto chi vuole fare domande nei commenti è libero di farli. Intanto saluto Monica Serra che è intervenuta dicendoci che ha un problema di connessione, ma Monica puoi recuperare poi di questo video sia su Facebook più tardi, ma anche penso che lo inseriremo sui nostri profili YouTube per chi ce l'ha. Commenti? Commenti da qui, dallo studio di trasmissione. Ma io volevo chiedere una cosa a Giorgio, in realtà. Visto che, e mi ci metto in mezzo anche io, spesso e volentieri in Italia gli scrittori, diciamo, di genere horror evadono un pochettino dal proprio luogo di nascita, quindi utilizziamo nomi o luoghi che comunque sia spesso e volentieri sono d'oltreoceano. E io avevo anche letto un'altra cosa di Giorgio, che era Le stagioni del sangue, Giorgio, quello lì La sempre stagione della ambientato. morte. La stagione della morte, che era sempre su quello stile lì, un po' un folk horror, anche con il voodoo in mezzo, giusto? Certo. E quindi quello che mi sono sempre, e Giorgio lo fa benissimo, perché non ti fa sentire quella patina di, non lo so, di sgradevolezza, perché spesso le storie ambientate in Italia sono sempre un po' strane, non lo so, non ci suonano bene, forse perché siamo talmente americanizzati che tendiamo anche un po' a bistrattare, no? Quello che ci circonda. E quindi quando ho trovato il voodoo mescolato alla Maremma e a un contesto totalmente nostrano, mi ha fatto un effetto stranissimo e mi è piaciuto. Quindi quello che mi incuriosiva era capire il processo che ti ha portato ad unire due cose così diverse e a trovare e a cercare poi di collocare una storia in un contesto anche così difficile, se vogliamo. Ma senti, io ti posso dire che in Maremma ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho visto anche determinati rituali molto folk che, vabbè, ma non voglio approfondire questa parte qui. Quindi, per quanto riguarda il, diciamo, voodoo, credenze un pochino occulte, noi non abbiamo nulla che invidiare all'America. Semmai l'imitazione o comunque l'ispirazione può venire nel modo di raccontarle. Una sequenza molto d'azione, io posso comunque prendere come spunto un Lansdale o comunque gli scrittori americani, che poi è ciò che hanno fatto i francesi quando hanno cominciato a produrre la New Wave di horror. Non so se ti ricordi Fiumi di Porpora con Vincent Cassel, in cui ci sono pure Alta Tensione. Sono comunque prodotti che usano un linguaggio molto dinamico, molto americano, rispetto a quello che eravamo abituati a vedere dai francesi. Quindi ho detto, impariamo il dinamismo oltreoceano. Poi
È vero che io le prime due storie che ho scritto, Zombie Mutation e Hello Darkness, le ho ambientate, la prima in una specie di America distopica, la seconda nell'America degli anni Ottanta. Poi mi sono detto che per una questione di praticità, cioè di ricerca, dovevo rimanere in Italia e guardate, praticità non significa andare dietro all'editore o al popolino che dice orgoglio italiano, tricolore, basta queste americanate. No, io parlo di praticità perché avrei dovuto fare ricerche su Guardia Nazionale, istituzioni, cultura che non deriva comunque dal nostro trascorso per quanto riguarda i film e sarebbe stato uno sbatti di quello... uno sbattimento di quelli tremendi. Quindi io ho voluto dire, parto da quel che conosco, la realtà che conosco, dopodiché ci infilo però un bel trapianto di una dose di tecniche narrative che però ho assorbito dagli autori di oltreoceano. Ho voluto far questo, poi insomma vedete voi se questo trapianto è riuscito o no. Ho risposto alla tua domanda comunque. Assolutamente, secondo me è riuscito benissimo, quindi porta avanti questa linea perché secondo me funziona molto bene. Io a questo punto vi parlerei un po' anche di quello che sto facendo io sull'horror. Io ho iniziato con horror metropolitano, anzi diciamo più che altro racconti orrorifici, cioè le radici del male, e ho sperimentato un po' quelli che erano le tematiche dell'horror, cioè più che l'horror in sé, l'horror soprannaturale, un horror realistico e appunto molto metropolitano, come poteva essere anche per esempio il famigerato racconto Roma piange per gioventù cannibale, quindi scendere molto in profondità in quelle che sono le paure e anche le cose più sensibili, gli aspetti più sensibili nell'animo umano. E questo ho proseguito anche con Velve, mi piace molto fare della sperimentazione, mi piace anche contaminare i vari generi, che è una cosa che gli appassionati detestano, per esempio gli appassionati della fantascienza di solito non amano particolarmente l'horror, non amano particolarmente la violenza, dico in generale, gli appassionati di erotismo anche loro detestano l'horror, per cui quando mi è capitato di mescolare erotismo e violenza è sempre stata abbastanza criticata questa mia scelta, però io continuo una ricerca che è quella appunto di andare a vedere cose nuove, perché sono una persona curiosa, mi piace appunto sperimentare in tutto quello che io faccio. Vi volevo leggere invece un brano che probabilmente sarà pubblicato, ma non so quando, nel senso che è stato modificato per essere inserito in un'antologia, per cui questa parte non esiste più, magari un domani potrei recuperarla per un ebook. Siamo ancora in un panorama distopico e fuori da tutto quello che conosciamo, e lo leggo. All'inizio c'era ancora molta gente. Fuori dagli ospedali lunghe code di persone a piedi con i passeggini o su bici taxi trasportavano bambini malati che piangevano a dirotto lacrime di sangue. Il sangue continuava a scendere anche quando smettevano di piangere e i loro corpicini venivano spostati sulle barelle dentro gli ospedali da decine di androidi in camice bianco. Dopo il sangue avrebbe cominciato a uscire dalla bocca, dalle orecchie, dal naso e a quel punto non sarebbe durata a lungo.
Moni si avvicinava spesso a quei bambini mentre aspettavano che gli androidi venissero a prelevarli, ma gli umani che erano con loro lo cacciavano via, urlandogli contro. I bambini entravano negli ospedali coi genitori, ma nessun bambino era mai uscito da quelle porte e la ciminiera dell'inceneritore non smetteva mai di fumare. In certe giornate di nubi basse e grevi, a volte il fumo e la cenere risagnavano nell'aria come se quei bambini volessero restare ancora un po' sulla terra che un tempo li aveva ospitati. Pony girava in tondo su se stesso, la bocca aperta. Voleva sentire il sapore di quella cenere e vedendolo avresti detto che voleva prendere quei bambini su di sé, dentro di sé, per prolungare almeno un poco la loro esistenza. Ecco qua. Meraviglioso. E grazie. Questa no, fa venire voglia di sapere che succede dopo, assolutamente. Questa è una cosa molto recente che ho scritto qualche mese fa e mi piace molto anche dare delle sensazioni viscerali. E questa è una cosa che praticamente lo faccio sempre in tutto quello che scrivo. Mi piace far sentire le sensazioni che un corpo prova, far sentire qualcosa di più profondo. Ecco qua. Io ecco, rubo gli ultimi due secondi e poi lascio. Leggere altri autori, soprattutto italiani, oltre al confronto, ti permette anche di evolvere. Io, mentre l'altro giorno leggevo Snake, il vampiro della città morta di Alda, mi sono trovata in una situazione che non mi capitava da molto tempo, in realtà. C'è un pezzo nella storia in cui Snake assiste in silenzio e nell'ombra a quello che si sta per consumare, ad uno stupro. C'è suo figlio e quest'uomo. E lui non interviene e io mi sono trovata a bloccarmi nella lettura e a pensare perché non interviene, perché non salva suo figlio, perché non, cioè, visto che può farlo, è un vampiro, perché non aggredisce questa bestia che poi Alda non risparmia nelle descrizioni e quindi è veramente una scena tremenda. E ho faticato a riprendere la lettura per qualche minuto perché temevo che si potesse consumare lo stupro e che Snake non avrebbe reagito. E questa cosa mi terrorizzava, dico la sincerità. Poi ho ripreso e fortunatamente Alda poi, anche se le sue storie sono rasoi e insomma ti fanno tribolare, però c'è anche una forte componente umana che poi comunque sia in maniera sofferente esce fuori, ma quel pezzo mi ha fatto veramente capire dov'è la bravura di uno scrittore, ovvero prenderti per la gola e farti legare ai personaggi e sperare in un qualcosa piuttosto che in un altro. Ecco, questo è, ti ringrazio Alda per questo, perché non mi capitava davvero da parecchio tempo. Poi non dico come va a finire la cosa, lo dovrete scoprire da soli, insomma. Te possino, te possino, ogni volta ho avuto veramente il terribile sospetto che andasse a fini molto male la questione. Aspetta che nella mia casa è il tassista di memorie da Wikipedia, poi vedi quanto va a finire male. Perfetto, perfetto. Va bene, grazie. Ok, concludiamo? Un ultimo commento, fino un'ultima fase finale, la mia la dico subito. Leggete sempre, se volete scrivere bene, e non dico a voi qui presenti, che so già che scrivete benissimo e che leggete tantissimo, leggete sempre, leggete i classici e leggete i nuovi autori, leggete gli autori italiani
e non vi arenate di fronte al fatto che un libro sia scritto da un italiano, ancora di più da un'italiana, perché quando si tratta di una scrittrice ci sono tante barriere in più a livello proprio così mentale. Si pensa che le scrittrici valgano meno degli scrittori, questo si riflette anche sulle vendite e su e sulla, per esempio, su quando ci sono dei convegni, sono sempre scrittori, quasi sempre scrittori uomini, insomma sulla stima che si nutre per le scrittrici. È un po', secondo me, per la mia esperienza, guardandomi attorno, un po' più bassa di quella degli scrittori, vengono trattati un po' peggio anche dagli editori. Per cui non fermatevi né di fronte al genere, né di fronte genere in entrambi i casi, non soltanto letterario. E non soltanto, non leggete soltanto quello che viene suggerito dai grandi media, perché potreste stupirvi leggendo, esercitando un po' la vostra curiosità. Ecco, questo è il consiglio che do io per Halloween. Chi parla? Serena? Ecco. Ma il mio consiglio, ecco, mi hai un po' tolto le parole di bocca. Sicuramente la curiosità. La curiosità verso la lettura, verso nuove storie. E è qualcosa che non dovrebbe mai mancare. E soprattutto in un periodo come questo, in cui la lettura è un po' bistrattata, a discapito, ecco, di qualcosa di più immediato, no? Invece la lettura non è soltanto leggere una storia scritta da qualcun altro, ma è anche un modo un pochino per conoscersi, per testarsi, perché alcune storie riescono a mettere a dura prova anche il tuo carattere, la tua sopportazione, o a sbloccarti dei pensieri. Quindi leggere, secondo me, è fondamentale perché, non lo so, è una porta d'accesso su tante cose, su tanti mondi, su tante possibilità. E poi, come dice Alda, leggete anche un po' noi scrittrici horror, perché abbiamo anche noi qualcosa da raccontare e non so, magari poi vi piace quello che scriviamo, ecco. Se non giocate non vincerete comunque, quindi bisogna leggere. Esatto. Giorgio? No, io volevo dire, per me la provincia è horror, però ancora più horror è il provincialismo, quindi un consiglio che voglio dare è non siate razzisti con il self, perché c'è il self fatto bene e il self fatto male. Non siate razzisti, come ha detto Alda, come ha detto Serena, con il genere sia letterario che per quanto riguarda il sesso. Quindi leggete self, ascoltate audio, leggete libri di case editrici indipendenti, più o meno grandi, perché il pregiudizio, soprattutto in qualcuno che si vanta o comunque pensa di essere una persona di cultura, non lo rende tanto di cultura. Questo è quello che volevo dire. Bravo Giorgio, vero? Sì. Intervengo allora anch'io parlando di pregiudizi, perché appunto Alda dice leggete tanto, leggete tantissimo, è una cosa che ho fatto sempre tanto. In questo periodo invece soffro un po' di blocco del lettore, ho difficoltà in tante cose, nella concentrazione e così. E quindi niente, oggi appunto stavo cercando come poter risolvere questo problema. Ho anche difficoltà appunto, vedi, a parlare, esprimermi, cose che non mi sono mai successe. E come sbloccarsi? Appunto non avendo pregiudizi.
Nel senso che evidentemente mi sono detta starò attraversando una fase della mia vita in cui sto cambiando, sto evolvendo, mi sto mutando in un'altra creatura, a proposito di horror, e quindi dovrei dare più spazio a altre cose, altre letture magari che non ho mai affrontato fino adesso. Ora, veramente ho letto sempre un po' di tutto, però appunto il mio consiglio in questo caso è se soffrite appunto di un blocco del lettore o comunque in qualsiasi caso cercate di non bloccarvi con dei pregiudizi, affrontate qualsiasi genere perché magari potrete scoprire qualcosa di molto interessante su di voi. Affrontando magari, che ne so, la science fiction, la fantascienza, oppure appunto l'horror, poi soprattutto delle donne, magari scoprirete qualcosa di interessante, soprattutto appunto su di voi. E questo, secondo me, è un buon consiglio. Grazie. Cristina? Io naturalmente sono d'accordo con tutte le vostre affermazioni e aggiungo che leggere è una consolazione, è un modo per vivere in tante vite, in tanti personaggi, in tanti luoghi, un modo per essere sempre in buona compagnia e quindi quando è possibile, quando la forma mentale e psicologica lo consente, vi consiglio di leggere e di non arrendervi mai, di cercare il vostro libro, non importa il genere, non importa lo scrittore, deve piacervi, deve farvi stare bene. Questo è quello che consiglio. Bene, allora ci vediamo alla prossima microfoni aperti che sto organizzando, dove tutti potranno intervenire a dire la loro. Penso che il tema che affronteremo potrebbe essere scrittura maschile e scrittura femminile. Wow. Grazie a quelli Grazie. che ci hanno seguito fino a qui. Ci vediamo a microfoni aperti prossimamente. Chiudo la trasmissione. Amiche, amici, scrittori, restate con me. Chiudo la trasmissione. Ciao. Ciao. Ciao.